Salve a tutti, velocissimo filmato su Bami, Banco BPM, che ha dato secondo me un falso segnale longa, avendo rotto quella che era una soglia sia psicologica che di resistenza statica dei 3 euro. Eccoci qua come resistenza, rotta peraltro con una candela rialzista e anche con volumi sicuramente importanti. Quindi qui sicuramente molti saranno entrati long e si può dire che non era sbagliato, ossia, nel senso, per quanto uno possa avere una tattica corretta, per cui una rottura di una resistenza statica su una soglia psicologica a 3 euro con una candela rialzista con volumi importanti, vede comunque formarsi il giorno dopo una candela di stampo ribassista, una ARMI, e riportare i prezzi giù. A questo punto noi andiamo a trovare una possibile operatività andando a evidenziare quello che è proprio anche un canale rialzista di lungo periodo, che però in questo caso appunto ha tenuto perfettamente, e ora abbiamo oggi una candela di ripresa nel corso dei prezzi, ma possiamo dentro questo canale andare a tracciare ancora un altro a sua volta canale, e in pratica, se andiamo poi a tirare le somme, quello che vediamo è che il MACD è ancora sotto la linea dello zero e che il prezzo in riavvicinamento ad area 3 euro va a trovarsi con tre resistenze in testa, ossia la resistenza statica iniziale poco sopra i 3,10, le due parti alte dei due canali, per cui in area 3 è possibile andare a verificare con una eventuale candela ribassista che questo ipotetico movimento che ci aspettiamo in salita possa essere semplicemente a questo punto un pullback, andando a negare questo movimento di rottura dei 3 euro. Per cui, viste le resistenze in atto tra i 3 e i 3,10, in area 3 euro, in presenza di candela ribassista, andremo a verificare l'opportunità, la possibilità di andare ad aprire una posizione short, e il nostro stop loss a questo punto sarà sopra i massimi di periodo, quindi in area 3,15, e andremo a cercare poi il test della base di questo canale in area 2,60-2,70. Vi ringrazio, buona giornata.